Ben ritrovati amici rossoneri, come state? Tutto bene? Come passate quest'estate? Scrivetemelo qui sotto nei commenti e vi ricordo di iscrivervi in questa zona. Mi raccomando, viaggiamo a gonfie vele verso i 60.000 iscritti. A 100.000 iscritti facciamo un bel raduno, quindi ci conosciamo, ci incontriamo e magari festeggiamo insieme qualcosa di importante, qualche bella vittoria, perché no? Io sono carico, intravedo una campagna acquisti a tratti esaltante e la prossima stagione, visto che questa campagna acquisti che è propedeutica alla prossima stagione, che secondo me può regalarci tante 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 soddisfazioni, oltre ovviamente a fare la Champions e il ritorno a casa che è sempre molto importante. Vi ricordo anche di abbonarvi, sabato dovremo fare una diretta esclusiva per gli abbonati, qui sotto appunto c'è il link se volete abbonarvi. Sapete che nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro, una bicchierata a casa Milan, abbiamo appunto anche fatto delle chiacchiere con i dirigenti del Milan, c'era Massara, c'era Maldini e è stata l'occasione appunto per salutarsi, ma anche appunto per capire qualcosa a proposito di calciomercato, di rinnovi e non solo. Nel precedente video sulle rivelazioni vi dicevo che su Kessié c'è ottimismo, che ci sono stati altri incontri che non sono venuti a galla, vi raccontavo anche che Pobega potrebbe partire, che Dalot alla fine potrebbe tornare, il Milan ha ancora delle speranze, e per quanto riguarda poi il centrocampo arriverà almeno un centrocampista forte in più. Aggiungo anche che su Diaz ci sono ottimi rapporti, appunto, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi con Ancelotti, e il contatto con il Real Madrid è molto facile rispetto a quello con lo United. Ora veniamo ai temi più caldi e più desiderati da chi ha il Milan nel cuore. Parliamo del mercato in entrata e partiamo dall'attacco. L'attacco, poi parliamo di De Paul, attacco e non solo di Ziyech. Attacco come numero 9. Ibra giocherà poco l'anno prossimo perché i problemi sono seri. Belotti costa troppo, ci dicono Icardi no, più Juve che Milan. Vlahovic fuori mercato in Italia perché chiedono 60 milioni di euro. Su Giroud, il Milan sostanzialmente è aperto, non ha chiuso e non ha aperto, nel senso che se il giocatore si sposta a parametro zero, il Milan è pronto ad ingaggiarlo, se appunto l'entourage rispetterà questa parola e otterrà la lista gratuita, lo svincolo dal Chelsea. Quindi è una pista credibile, ma non è l'unica. Per quanto riguarda Giroud, se arriva Giroud, e ovviamente oltre Ibrahimovic, se arriva Giroud può arrivare anche un giovane, cosa che avevamo già anticipato, che ve ne diamo una conferma appunto solenne dopo queste ulteriori verifiche. Per quanto riguarda il giovane non ci sono dei veri e propri nomi, cercheremo di scoprirli ovviamente, un giovane in grado di inserirsi senza troppa fretta. Milan, che come sapete ha risparmiato da Tonali per avere risorse fresche da investire su questo calciomercato. Nei giorni scorsi avevamo raccontato anche noi questa indiscrezione, secondo cui c'era stata una riapertura di Çalhanoğlu al rinnovo. Ebbene, da casa Milan è stata smentita questa apertura, può essere un gioco del procuratore, ma loro non risulta assolutamente. Aggiungo io che da un mese né Çalhanoğlu né il suo agente Stipe ci stanno facendo sentire. Ho chiesto se era forse il caso di fare una sorta di ultimatum, la risposta vera o di facciata è che non c'è nessun ultimatum. Secondo me però sarebbe il caso appunto di sfilarsi per evitare di passare come il club che rimane lì aggrappato a un giocatore che manco è Maradona, con tutto rispetto. Quindi il Milan lavora su il sostituto obiettivo numero uno, lo dico. Vi autorizzo a dirlo, lo dico al 100%, è Rodrigo De Paul. Il Milan ha un progetto, dal Milan ci è stato detto, insomma, vediamo, è difficile, non è facile perché ci sono di mezzo tanti soldi. Da quello che abbiamo capito, la pista Atletico Madrid, della quale tutti parlano, un'offerta un giorno sì e l'altro pure, potrebbe essere una falsa pista e una sponda utilizzata dall'entourage del giocatore, o ancora più probabilmente dall'Udinese, per cercare di creare un'asta e di mettere fretta ad altri club. Quindi l'Atletico Madrid potrebbe non essere un problema per il Milan. Ci risulta anche che il vero club che si è interessato in Italia è il Napoli, non la Juventus, ma il Napoli, come in parte avevamo anticipato. Ma dal Milan si ritiene comunque, questo non l'ho capito l'altro giorno, ma da sponde diverse, di poter arrivare al giocatore, di essere magari un po' più in vantaggio rispetto al Napoli, perché ci sono pedine come Auge e come Pobega che sono molto apprezzate nel Friuli dall'Udinese e potrebbero essere pedina di scambio. Quindi il sogno De Paul c'è, l'obiettivo De Paul c'è, il Milan lo vuole, sì.
Se Çalhanoğlu non rinnova, ma devo dire che l'evidenza è lì da vedere, ci riuscirà, lo speriamo, però ve lo confermo, appunto, non abbiamo ricevuto no secchi, ma un vediamo che lascia ben sperare e oltre a questo, da ulteriori verifiche incrociate, confermiamo che il progetto gludinese c'è e quindi speriamo possa andare in porto. Siete autorizzati a sognare, ripeto, come io sto sognando da diverso tempo. Se non arriverà, non ci saranno state le condizioni, alla fine qualcuno sarà stato più bravo, però intanto che lo vogliamo, secondo me è un buon segnale. Dopodiché andiamo da Ziyech, Milan che cerca un esterno di destra in grado di fare gol, di superare l'uomo, di avere l'intuizione, la giocata, di fare assist e di vedere gol. Quando abbiamo fatto il nome di Ziyech, in generale il pensiero, ripeto, non è un virgolettato, ma la risposta è, beh, cosa facciamo poi? Rifacciamo il Chelsea? E aggiunta poi, beh, però il Chelsea è la squadra campione d'Europa. Scherzi a parte, da quello che abbiamo potuto constatare, il nome di Ziyech che qui su Milanello abbiamo fatto in anteprima assoluta domenica scorsa, ripreso poi un paio di giorni dopo dalla Gazzetta, è un nome assolutamente credibile. Al Milan piace. Al Milan piace, però rientra nella categoria dei giocatori per cui se vai adesso ti chiedono 50 milioni di euro. Se vai a fine mercato, magari te lo danno in prestito. Quindi la pista Ziyech non è come temporalità attuale, è un progetto per la parte finale del mercato. Quello che oggi è nero poi diventa grigio, poi diventa bianco nel mercato, che è un continuo divenire, un continuo work in progress. Alla fine del mercato si possono creare le occasioni e il Milan è molto vigile su Ziyech, ha avuto già contatti con il suo entourage. Il Napoli ha provato un po' a vedere di inserirsi, ma ha ricevuto un no, perché il Milan al momento ha la priorità di Ziyech. Se però il Chelsea lo farà partire in prestito nella parte finale del mercato. Milan che comunque terrà aperte altre piste per l'esterno di destra, perché alla fine non è detto che Ziyech potrà spostarsi in prestito, però è un nome che piace, è un obiettivo concreto e c'è stato sostanzialmente, abbiamo raccolto una conferma rispetto alla nostra indiscrezione in anteprima di domenica scorsa. Sto pensando se c'è qualcos'altro da aggiungere su questo incontro, vi ripeto, appunto, facce sorridenti e vediamo se poi può arrivare un'offerta importante per qualche big. E se arriva un'offerta importante, lì il Milan può essere un po' diviso. So che c'è chi l'accetterebbe per andare a prendere magari un paio di giocatori. Chi invece dice no, questo giocatore teniamocelo. Al momento non è agli atti. Però possiamo abbastanza dire con ragionevolezza che le offerte importanti potrebbero arrivare per Theo Hernandez. Tant'è che il Milan comunque su Junior Firpo va per prendere un'alternativa, però se arrivano festa mostre il rischio è che quel giocatore faccia la bocca a un ingaggio top, a una squadra top top top, al momento non è agli atti. Stesso discorso appunto perché sì, comunque c'è fiducia per il rinnovo del contratto. Quindi smentite sul rinnovo di Çalhanoğlu, De Paul. Abbiamo ricavato conferme sull'interesse, così come su Ziyech, ma nella parte finale, in questo caso, mentre De Paul potrebbe arrivare eventualmente prima, se si troverà la quadra e se si uscirà, come spero, una volta per tutte da questo equivoco legato a Çalhanoğlu. Quindi le informazioni che abbiamo dato negli ultimi tempi sono contento perché corrispondevano assolutamente al vero, ci sono state anche confermate, devo dire, dalla fonte, senza appunto virgolettati, non vi riporto virgolettati, però questo è il quadro a cui possiamo rifarci per questa campagna acquisti con questi progetti. Ovviamente c'è il nome principale, c'è l'alternativa, ci sono le proposte, quindi di nomi ce ne sono tanti, però con questo video ho spiegato bene quali sono i piani del Milan e diciamo così le trattative che vorrebbe provare a realizzare per costruire una squadra molto competitiva che se fosse quella che vi faccio vedere nel video che vi linko qui al termine potrebbe lottare per lo scudetto e fare anche un buon percorso in Champions League. Che ne pensate? Iscrivetevi in questa zona, attivate la campanella, lasciate tanti like e che dire, seguiteci sempre. Più giorni, più video al giorno, più giorni sempre con voi. Un abbraccio, forza Milano oggi più che mai, domani ancora di più. Ciao!